Amici di Telepiù 2, buonasera da Lecce, da parte di Massimo Marianella. Qui vedete l'accoglienza che ci sta riservando il pubblico leccese. Non c'è una grande affluenza di pubblico per questa partita della 19ª giornata che oppone il Lecce al Parma, ma sicuramente non mancano i motivi di interesse per questo scontro. Il Lecce reduce da una prestazione positiva a Milano, dove è riuscito a strappare un punto al Milan proprio a San Siro. Il Parma invece deve non solo tentare di conquistare i due punti per portarsi a quattro distanze di lunghezza dal Milan capolista, ma soprattutto deve dare delle risposte convincenti in primo luogo a se stessa. Il Parma non sta attraversando un momento particolarmente felice, è un Parma che ha perso tre volte in casa, se aggiungiamo alle due sconfitte in campionato anche quella in Supercoppa. È in sostanza un Parma che non riesce più ad esprimere quello che è il suo gioco. Tra l'altro il Parma che continua, qui vedete intanto che opportunamente la regia ci inquadra i sostenitori giunti da Parma, dicevo è un Parma che non riesce più ad esprimere il suo gioco, al di là del fatto che non riesce più a ottenere un certo tipo di risultati. Scala però è fiducioso, così come i suoi giocatori, per questa trasferta, e proprio da Lecce ha detto inizierà la rinascita tra virgolette, ammesso che il Parma abbia veramente dei problemi cronici per questo periodo. Vediamo però le formazioni, ci sono delle assenze nelle due squadre. Io inizierei naturalmente dal Parma, che si schiera con Bucci, Balleri, Benarrivo, Minotti, Apolloni, Assenzini, Brolin, Pin, Crippa, Zola e Aspria. Manca quindi Melli, così come Grun e Di Chiara. La novità è più che altro tattica, direi, per il Parma, poi lo vedremo nel corso della partita. In panchina Ballotta, Maltagliati, Matrecano, Zoratto, che quindi è confinato nuovamente tra i sostituti, e Sorce. Dicevo, novità tattiche per il Parma, novità imposte anche per il Lecce, che deve fare a meno dei due squalificati, Gerson e Melchiori. Questo l'undici di Rino Marchesi: Gatta, Biondo e Carobbi, Trinchera, Ceramicola e Verga, Gazzani, Padalino, Aiu, Notari, Stefano e Baldieri. Alcuni giocatori sono stati recuperati proprio all'ultimo. Il Lecce ha avuto alcuni problemi in settimana con un'epidemia di influenza. Vediamo la panchina: Torchia, secondo portiere, poi Russo, Altobelli, Erba e Frisullo. Queste le due formazioni, ricordavo le assenze da una parte e dall'altra. C'è da sottolineare invece come il Lecce abbia recuperato Padalino, questa intanto la terna arbitrale che sta conducendo i giocatori in campo agli ordini del signor Arena. Dicevo, ha recuperato Carobbi e Padalino, così come rientra dopo la squalifica per il Parma Capitan Minotti. Le squadre stanno entrando in campo, noi abbiamo però tempo sicuramente per qualche contributo dalla tribuna d'onore, e per questo io cedo la linea a Edoardo Lubrano. Sì Massimo, tu parlavi prima di problemi del Lecce, problemi diciamo di gioco legati a questa squadra, ma c'è anche un altro problema. Adesso io sono con Roberto De Dono, che è il direttore del marketing proprio della squadra da Salentina. E De Dono, come fa una squadra come il Lecce ad affrontare un campionato lungo e difficile e costoso come quello di Serie A senza uno sponsor? Con estrema difficoltà. Quest'anno è stato veramente il primo anno che il Lecce Calcio è senza sponsor, l'abbiamo cercato sin dall'inizio, poi i risultati negativi hanno contribuito a non farcelo avere. È andata molto bene invece con tutti i fornitori ufficiali, che hanno capito la logica del collegamento tra una squadra di calcio di Serie A e che cosa vuol dire stare vicino, quindi seguire questo evento durante l'anno che gira per tutta l'Italia. Ci sono fornitori ufficiali locali ma anche nazionali. Lo sponsor invece abbiamo avuto difficoltà e ormai stiamo pensando seriamente all'anno venturo, perché il campionato è già sicuramente a metà. Ci sono difficoltà serie, ma stiamo andando avanti per poter far capire realmente che cosa vuol dire veicolare il marchio, un marchio che non è solamente sui 200 centimetri quadrati, ma è tutto quello che si riesce a veicolare quando questa azienda, azienda calcio, con l'azienda sponsor, può andare avanti insieme. Bene, il futuro però è anche immediato, sta per cominciare la partita. La linea Massimo Marianella. Sì, grazie. Qui vediamo inquadrato in primo piano il ghanese Aiu, una delle novità del Lecce che ha cambiato un po' pelle nel corso della stagione, una stagione sicuramente sfortunata, iniziata con 5 sconfitte, una sola vittoria in questo campionato, sonante peraltro a questo stadio di Via del Mare contro l'Atalanta per 5-1. Una formazione, al di là di quelli che possono essere i suoi demeriti, quella del Lecce, che non ha avuto neanche molta fortuna, non è sicuramente i 5 punti, non sono sicuramente i 5 punti che ha in classifica quelli che rispecchiano il valore di questa formazione. Una squadra che sta in un campionato, non si può parlare ancora di salvezza raggiungibile, è sicuramente un traguardo che appare impossibile. Intanto è partito l'incontro, ma sicuramente i giocatori del Lecce
fermare il campionato dando una sterzata significativa, e perché no, strada facendo, hanno detto, con qualche risultato positivo, con un paio di colpi a sorpresa, e il primo lo avrebbero in serbo per il Parma. Bisognerà vedere naturalmente se i giocatori di Scala sono d'accordo. Si potrebbero creare delle situazioni ideali per dare una svolta al campionato. Difficile, ripeto, oggi ipotizzare una salvezza del Lecce, quasi impossibile, ma è importante, direi, che professionalmente, dal punto di vista della mentalità, i giocatori di Rino Marchesi credano, anche se lontanamente, a questa possibilità, proprio per rimanere legati agonisticamente al campionato. Vi dicevo invece della novità tattica del Parma, che ripresenta lo svedese Brolin in attacco al fianco di Asprilla, che controlla in questo momento il pallone, con Zola riportato in una posizione del campo leggermente più arretrata. Non un clamoroso stravolgimento quello fatto da Scala, proprio per quelle che sono le caratteristiche dei due giocatori. Brolin gioca, come ha sottolineato anche in settimana, abitualmente nella nazionale svedese come punta d'appoggio a Martin Dahlin, così come Zola si è fatto conoscere al grande calcio italiano proprio come rifinitore, come giocatore che può giocare d'appoggio alle punte. Quindi è una rivisitazione tattica del Parma, il Parma che deve fare a meno, come ho ricordato, non soltanto di Grun, fondamentale per lo scacchiere tattico della squadra di Scala, ma anche di Melli, infortunato Melli, giocatore importante che ha dimostrato, al di là di quelle che sono state le polemiche che hanno un po' contraddistinto quest'inizio di stagione dell'attaccante parmense, di essere un giocatore estremamente valido per la squadra del Parma. Parma che porta adesso avanti il pallone con Sensini, proprio a cercare Brolin. C'è un fallo, secondo il direttore di gara, il signor Arena, di Trinchera, lo vedete con la maglia numero 4, calcio di punizione in favore del Parma. Va a batterlo proprio Gianfranco Zola, splendido esecutore dei calci piazzati, l'abbiamo visto quest'anno con delle soluzioni veramente belle contro Juventus e Atalanta, per esempio. E qui c'è la prima situazione d'attacco per il Parma, ha tentato Crippa, motorino del centrocampo, pallone terminato largo, rivediamo. Probabilmente il tocco è di Minotti in mischia, ha controllato comunque Gatta che il pallone terminasse in fallo di fondo. Ancora Brolin, contrastato da Gazzani, poi Verga, ancora Gazzani, Notari Stefano, quando vuota Polloni avanza anche Ceramicola in profondità per Paolo Baldieri, fermato dalla bandierina del guardaline. Ecco qui Baldieri con un inedito look con i baffi, giocatore scuola giallorossa, ma il giallorosso della Roma. Qui vedete che c'è subito, immediatamente, un grande tempismo, la conferma del nostro guardaline elettronico, oltre un metro il fuorigioco di Baldieri. Va via in slalom intanto Asprilla, il suo tiro cross è deviato, facilitato in questo caso nella presa Gatta, anche Asprilla nell'occhio della critica per il rendimento offerto dal colombiano dopo un folgorante inizio di stagione. Qualche problema, lo scandalo rosa che lo avrebbe legato, secondo certa parte di stampa, ad una pornostar. Il tutto però sembra essere stato chiarito nel migliore dei modi per il giocatore, per la sua tranquillità e naturalmente per quella della squadra. Ancora Baldieri, prova ad affondare, Sensini su di lui, è sfortunato nel rimpallo, reclama un fallo di mano che l'arbitro non concede. Ancora il Parma, Brolin lo ferma regolarmente Trinchera, arriva Pin, Asprilla riapre, Zola, Pin, c'è la sovrapposizione di Benarrivo, lotta Zola, viene messo giù. Ancora un intervento del signor Arena, altro calcio di punizione per il Parma. Li rivediamo, Zola che lotta con tre avversari, termina a terra nel contatto con Biondo. Ci stiamo avvicinando al quinto del primo tempo, il punteggio allo stadio di Via del Mare di Lecce sempre di 0-0 tra Lecce e Parma. Sempre Zola sul pallone, in area per Asprilla, non riesce a girarsi, pressato da Ceramicola,
del capitano leccese, l'ultima deviazione, quindi calcio d'angolo, il primo della serie per il Parma. Lo va a battere ancora Zola. Solito mucchio in area, batte tagliato Zola. Pallone toccato prima da Verga, poi da Baldieri. Ancora una rimessa in zona d'attacco per il Parma. Ultimo tocco, avete visto, dell'inquadrato biondo. Le mani pronto, bene arrivo. Prolunga Brolin. Allontanato proprio biondo. Apolloni. Tocco corto di Minotti per Crippa. Si muove a spriglia Zola. Ecco il colombiano. Bene arrivo. Apolloni. Sta concedendo spazio al centrocampo il Lecce agli avversari. Punta la Ceramico, la spriglia va giù. L'arbitro lascia proseguire. Notari Stefano. Si allarga Carobbi. Tocco per Baldieri. Troppo laterale, non riesce a recuperare il pallone Carobbi. Ecco inquadrato Stefano Carobbi, che compie 30 anni proprio oggi, quindi auguri a Carobbi per il suo compleanno, giocatore che ha avuto una ottima carriera con la maglia della Fiorentina, a cui è ancora legato contrattualmente. Stagione fisicamente non troppo fortunata, è stato un po' limitato dalla pubalgia Carobbi. E ricordiamo, ha vestito anche la prestigiosa maglia del Milan, oltre che quelle della nazionale italiana, soprattutto a livello di Under 21. Fermato Baldieri dal tackle di Crippa, giudicato falloso dall'arbitro, anche se Crippa indica che è intervenuto sul pallone. Si spiegano cordialmente i due. Calcio di punizione naturalmente per il Lecce, rivediamo. Direi che da questa inquadratura che ci ha proposto la regia di Nello Isola si è evidenziato come in effetti la decisione dell'arbitro è stata quella più corretta. Notari Stefano in avanti a cercare Ayew, bloccato da Minotti. Zola. Palleri, chiuso da Carobbi. Ceramicola. È buona l'intuizione di aprire per Baldieri. Perso un attimo il controllo del pallone, perdendo il tempo. Baldieri si fa recuperare da Palleri, poi a Spriglia. Si allarga Crippa, viene fermato da Padalino in scivolata. Ancora Crippa, gli ha restituito il pallone Zola, pronto al cross, lo effettua male, però ha avuto anche il tempo per guardare in area. Eccolo qui Massimo Crippa, avete 13 gol in Serie A per lui, ma al di là dei gol, tante prestazioni di grande livello con il Torino, con il Parma, ma soprattutto con il Napoli. Altro calcio d'angolo in favore del Parma, sempre Zola. Ha provato Crippa, proprio la conclusione volante, pallone ancora in area e alla fine Palleri è stato l'ultimo a cercare la conclusione. Pallone terminato alto, e vediamo di controbalzo Palleri, palla alta. Colpo di testa di Sensini, quello di Pin, che ha scambiato con Zola. Cercava ancora Crippa, chiuso da Verga. Rinvio e preda di Apolloni. Ancora Sensini. Ottima la fine in favore di Crippa. A Spriglia. Va in avanti Brolin, si allarga a Benarrivo. Tocco proprio per Benarrivo, resiste a una carica. Il cross raccolto fuori dall'area da Zola, fermato da Carobbi, che poi reclamava la rimessa laterale, invece ancora affidata al Parma. Primo piano per Rino Marchesi, che ha sostituito Nedo Sonetti.
dopo il primo periodo sfortunato del Lecce, ma sono poche a mio avviso le colpe che si potevano imputare a Sonetti. Probabilmente la società avrebbe potuto e dovuto avere più fiducia nel tecnico toscano, che sta prendendo una piccola rivincita a distanza con un grande rendimento del Monza. Notari Stefano sul lancio ancora verso Baldieri, anticipato da Senzini, poi Aspria, Pin, Balleri. Senzini cerca un lancio, trova invece Biondo ad anticipare Zola. Padalino si allarga, Carobbi, tocco per Notari Stefano. Trinchera, non trova spazi il Lecce, prova con il lancio di Verga per Aiu, anticipato da Apolloni. Palla in profondità per Gazzani, protegge capitan Minotti l'uscita del pallone. Minotti che in settimana ha ricevuto un premio in comune proprio dalla città di Parma, un po' per le sue prestazioni personali, un po' come simbolo di una squadra che comunque ha regalato molti sorrisi alla città di Parma. Giusto dire riconoscimento alla squadra e al suo capitano, uno degli elementi migliori, non a caso con Benarrivo, uno dei due nazionali scelti da Sacchi proprio per il prossimo stage anche alla Borghesiana. Rimessa laterale intanto in zona d'attacco per il Lecce. Gazzani chiamato in avanti Ceramicolo, è un buon tiratore, prova infatti di potenza, quadrato il capitano leccese, vedete 3 gol in Serie A nella carriera di Ceramicolo, prova di potenza. Ceramicolo che, ricordo, ha iniziato in Serie A la sua esperienza con il Brescia e poi con il Bari. Altra punizione a favore del Lecce, toccata corta da Verga per Carobbi. Baldieri, Notari Stefano, trova un varco, va a terra ma non c'è il contatto con Pin secondo l'arbitro. Allora Aspria si allarga, Balleri prova la conclusione, Aspria ora fuori bersaglio, fischi per Tino Aspria. Ha avuto un inizio di stagione, vi dicevo, un settembre magico culminato con i gol in nazionale che hanno promosso i mondiali di USA 94 la sua Colombia, a spese dell'Argentina che poi è riuscita nel match con l'Australia a trovare anche lei il biglietto per gli States. 3 gol al Torino, ma dopo quella grande fiammata Aspria ha avuto, come vi dicevo, diversi problemi. Qui un fallo di Benarrivo su Gazzani. Minuti sono intanto quasi 14, e qui rivediamo l'intervento precedente. Il punteggio sempre di 0-0. Verga sbaglia il lancio, è venuto bene Benarrivo, Aspria si fa vedere largo Benarrivo, dalla parte opposta c'è Brolin, il fallo di Ceramicolo e ammonizione per il capitano del Lecce. Non tanto, è il primo fallo che ho fatto, avete visto dal labiale del capitano leccese. Dicevo, non tanto per la gravità del fallo quanto perché è stato un fallo tatticamente direi intelligente ma importante, in questo senso, perché ha bloccato un'azione che poteva essere ben più pericolosa per il Parma. Sempre Zola sul pallone, c'è Aspria, sembra intenzionato a calciare verso la porta di Gatta. Invece sono fuoriusciti 2 giocatori del Lecce dalla barriera impedendogli la conclusione. Padalino allontana, Benarrivo, Aspria, cerca spazio Brolin, tocco laterale per Pin, chiama in avanti anche Senzini. Aspria lascia correre il pallone e non si chiude il triangolo con Crippa per l'intervento di Notari Stefano, che poi porta il pallone lontano dalla sua tre quarti.
Apolloni, Crippa, Zola, Aspria, e questa volta è lui a commettere fallo su Ceramicola, che si lamenta, e l'arbitro va ad ammonire Aspria. Forse un provvedimento un po' esagerato, condizionato l'arbitro, rivediamo, decisamente esagerato il provvedimento dell'arbitro, è un po' ceduto alle pressioni di Ceramicola, un po' senza senso a mio avviso questa ammonizione. Comunque Aspria è il secondo ammonito in questa gara, il tutto al 16° del primo tempo, risultato sempre inchiodato sullo 0-0. Con le mani Carobbi, Baldieri, lancio per Ayu, accenna soltanto l'uscita Bucci e costringe Apolloni a mettere in fallo laterale, eccolo qui il ghanese Ayu, Kwame Ayu, che ha disputato un grande torneo olimpico a Barcellona. Cross di Carobbi, esce Bucci in presa, anticipato Padalino, ottimo colpitore di testa Padalino, che in questo campionato ha segnato due gol, uno contro il Cagliari e uno contro il Napoli, entrambi in trasferta. Con le mani Pin, Valleri, parte il cross, era per Brolin, poi l'hanno poi controllato senza problemi da Gatta. Gatta che ha giocato una girone d'andata strepitoso, peccato per lui l'infortunio tecnico contro la Lazio che ha privato il Lecce di un punto. Ricorderete il gol proprio al 90° di Casiraghi, frutto di un infortunio, non possiamo definirlo altrimenti, di Gatta, ma questo non deve rovinare veramente una stagione straordinaria per il portiere leccese, che probabilmente si sta ritagliando uno spazio per un palcoscenico anche superiore per la prossima stagione. Intanto il cross di Baldieri terminato sul fondo. Lecce che in questa fase sta cercando anche di costruire qualcosa in fase offensiva. Quadrato Notari Stefano, giocatore anche lui non troppo fortunato nel corso della sua carriera, è stato limitato molto dagli infortuni, giocatore di grandi possibilità tecniche. Recupera Balleri, capitano Minotti, ora Zola, vince un rimpallo, poi subisce fallo, fallo di Padalino, punizione già battuta. Crippa allarga ancora verso Balleri, su il cross troppo alto per Aspria, ci arriva Ceramicola, Ayu parte da lontano questa volta, spintonato da Crippa, c'è fallo, va a richiamarlo anche Arena. Padalino, cambia gioco per Notari Stefano, colpo di testa a seguire per Baldieri, chiuso Apolloni, ancora Notari Stefano, Baldieri quasi al limite, Baldieri, e non si è accorto che non c'era più Notari Stefano, era stato fermato. Avete visto che Baldieri si sta lamentando con l'arbitro perché ha detto, hai capito, mi ha chiamato la palla, in realtà probabilmente è stato un giocatore del Parma, anzi sicuramente, visto che Notari Stefano era a terra. Peccato, era una buona opportunità questa per il Lecce, che adesso deve fronteggiare l'avanzata di Balleri. Sensini, ancora un errore, scivola però Ayu, inserito Zola di forza, Biondo, ora Gazzani, rincorso da Brolin, Baldieri ancora verso Ayu, perfetto l'anticipo di Apolloni, lotta Biondo con successo su Brolin, Padalino, sta giocando meglio adesso il Lecce. E sentite gli applausi del pubblico,
non numerosissimo, saremo sulle 7-8 mila unità. Sale anche Trinchera, palo di mano di ben arrivo anche per lui, pronto il cartellino giallo, l'ha segnalato il guardaline, il fallo di mano che a mio avviso c'era. Eccolo qui Antonio Benarrivo, ammonito anche lui. Lui sta giocando praticamente in casa, ricordo che è di Brindisi. E infatti c'è tutta la sua famiglia qui venuta ad applaudirlo allo stadio. Punizione intanto battuta da Gazzani. Pallone che filtra, ma Bucci non ha problemi in presa. L'errore di Verga lascia sfuggire Aspria, che ha provato subito la conclusione. Per fortuna del Lecce è terminata sull'esterno della rete. C'è stata un'indecisione. Qui rivediamo la conclusione. C'è un'indecisione tra due giocatori del Lecce. Verga si è lasciato sfuggire Aspria. Però era abbastanza decentrato, non poteva far meglio di quanto ha fatto nella conclusione, anche perché la coordinazione non era delle migliori. Rinvio di Gatta. Aiu. Baldieri attaccato con successo da Pin, poi Balleri. Tagliato fuori Aiu. Crippa. Minotti. Ben arrivo. Corre in avanti a cercare Brolin, aiuta Zola, Pin, largo sempre Balleri, Zola, lontanato Ceramicola, pallone che resta in possesso del Parma. I minuti ora sono 22 nel primo tempo, il punteggio sempre di 0-0. Ceramicola in anticipo su Aspria, aiuta anche Caroppi. Minotti, cosa un po' confusa adesso, prova a mettere ordine Notari Stefano. Baldieri taglia fuori Crippa, cerca di cambiare passo, accelera Baldieri, fermato regolarmente da Pin. Buon ritmo adesso in campo Balleri. C'era Nicola, fortunato in questo rinvio perché nei pressi c'era anche Zola. Pallone è rimasto invece tra i piedi di Biondo, cerca lo scatto di Aiu. Arriva prima Apolloni che poi subisce fallo. Rivediamo. Fallo non cattivo ma netto di Aiu su Apolloni che rimane a terra. Luigi Apolloni, protagonista direi silenzioso di questo Parma, nel senso che dopo un paio di chiamate da parte di Sacchi si è parlato meno di Apolloni, che resta invece uno dei punti cardine importanti di questo Parma. Solido difensore, perfettamente integrato nel gioco a zona di Scala, resta di fatto un marcatore ma sa anche proporsi, giocatore che è migliorato molto negli anni e che a mio avviso si propone con credenziali importanti per una possibile poi convocazione nei 22 per USA 94. Balleri, Zola che si sta muovendo molto, ora prova il lancio, ancora Aspria, cercano di rientrare spesso le punte del Parma, fermato però ancora Brolin. Ceramicola, fallo di Sensini su Baldieri, fallo anche abbastanza duro dell'argentino. Qui potremmo rivederlo, vedete che interviene proprio sulla caviglia destra di Baldieri ed è sicuramente più meritevole di una ammonizione questo intervento di Sensini che non quello precedente per esempio di Aspria. Piccola pausa per permettere al massaggiatore di occuparsi di Baldieri. Vi dicevo, scuola giallorossa, iniziato nella Romulea in Serie D nell'80-81. Lui romano di nascita, ma verso i 29 anni Baldieri.
che ha giocato con Roma, Pisa, Empoli, Avellino, Pescara e poi Lecce. Un giocatore che i suoi gol li ha sempre fatti. Ricordo che in Serie A ne ha realizzati 13, 2 in questa stagione, 1 l'abbiamo, ricordo, teletrasmesso noi in diretta nell'anticipo di Piacenza, che aveva un po' illuso il Lecce, poi prima riacciuffato e poi superato dalla squadra di Cagni nel finale. Lontana Carobbi, controlla però Minotti, pallone a seguire in una zona presidiata proprio dal fluidificante toscano, protegge l'uscita del pallone. Proprio nell'interpretazione del ruolo del fluidificante, Carobbi è stato sicuramente uno dei migliori giovani degli anni 80. Questo, il suo problema è stato proprio quello di giocare molti anni con un club che ha amato tanto come la Fiorentina, ma che non gli ha consentito di vincere quanto probabilmente avrebbe meritato. Intanto vedete che la regia ci ricorda l'esordio in Serie A proprio di Baldieri, di cui stavamo parlando, naturalmente avvenuto con la maglia della Roma. Con le mani Carobbi, Notari Stefano, attaccato da Pin, l'arbitro vede un fallo e comanda la punizione ancora per il Lecce. Quadrato Scala non tradisce particolari emozioni, ma ha dichiarato giustamente che questa è una partita in cui bisogna vedere un grande Parma. Parma che ha bisogno del gioco oltre che dei punti. Da questa che con ragionevolezza si può definire una trasferta abbordabile per la squadra parmense. E quest'anno sembra aver perso un po' quella che è stata la brillantezza delle passate stagioni. C'è sicuramente della prevedibilità in più nel Parma, probabilmente può anche aver avvertito un po' il peso della responsabilità di essere indicata come una delle favorite al campionato. Neanche la condizione fisica è ideale. Pronta la rimessa, il Parma in zona d'attacco, Asprilla cerca il numero in area, lo chiuso Biondo, lotta Padalino, inserisce anche Gazzani, gamba tesa di Asprilla, punizione per il Lecce. Abbatte Ceramicola mentre ci stiamo avvicinando alla mezz'ora. Sempre sullo 0-0, Minotti. Padalino alla meglio nel tackle con Frippa. E poi va a arginare il tentativo di Gazzani. Ancora Padalino, lascia scorrere il pallone. Buono però l'anticipo di Pin, riparte il Parma. Ancora Pin, Zola. Finta la conclusione. Cerca un tocco filtrante per Brolin che riesce a recuperare il pallone, alla fine Gatta allontana di testa Minotti, insiste il Parma, Polloni, Sensini, sono i tre che compongono il cuore centrale, quello schieramento ormai consolidato tatticamente, molto caro a Scala, che ha permesso di regalare oltre che vittorie importanti anche molto spettacolo al Parma, con il 5-3-2 che poi a seconda della posizione dei due laterali, solitamente Benarrivo a destra e Di Chiara oggi assente a sinistra, quindi c'è stato un inserimento di Balleri, dicevo, può tramutarsi in un 3-5-2. Altro calcio di punizione intanto per il Parma, se ne incarica come d'abitudine Zola, parte lo spiovente, tocca Ceramicola e ha provato una conclusione un po' sbilenca Benarrivo.
per la situazione in sovraimpressione, mentre Gatta va al rinvio. Altro intervento del signor Arena, calcio di punizione per il Parma, fallo di Notari Stefano, punizione affidata a Minotti. Crippa, che con questa disposizione della squadra potrebbe risultare in fase di copertura penalizzato, nel senso che poi è quello che deve coprire per caratteristiche tattiche un po' più di tutti, ma certo non è il sacrificio che si è mai tirato indietro l'ex napoletano. Polloni, scambio con Zola, eccolo Crippa, Spria, si allunga troppo il pallone nel controllo, ha approfittato Notari Stefano, poi sbaglia Carobbi, regala il pallone al Parma. Ormani Balleri, Brolin, prova dalla parte opposta Sensini con Napolloni, Spria, e ha sempre un controllo non impeccabile. Naturalmente il Lecce gli entra poi sempre in seconda battuta, non sono riusciti così a fermarlo più volte. Gazzani prova a velocizzare la manovra dei Salentini, palla in aria per Baldieri, Aiu ed è il gol, Lecce in vantaggio, Aiu, primo gol per lui, primo gol per Aiu in campionato, e il Lecce va in vantaggio. Al 32esimo si è fatto sfuggire, credo, il pallone Bucci. Adesso attendiamo il replay, rivediamo la bella velocizzazione di Gazzani, è bravo a rubare il tempo Baldieri. Vedete che manca la conclusione, così come Bucci manca la presa. Felino, lo scatto di Aiu, e vedete si allunga in spaccata di destro e mette in fondo al sacco, errore di Bucci, che dovremmo rivedere anche da questa angolazione, non ha coperto in maniera impeccabile neanche Sensini a dir la verità, ed è stato bravissimo Aiu, onore e merito comunque a Lecce che è in vantaggio. Adesso vedremo quale sarà la risposta del Parma. Prova l'apertura a Crippa, Balleri, fermato ancora Spria, Padalino, grande entusiasmo qui allo stadio di Via del Mare. Notari Stefano fermato da Balleri che recupera, prova a ripartire il Parma. Pin, in area c'è Brolin, non arriva al cross Pin, che è anche l'ultimo a toccare, e non ci sarà neanche calcio d'angolo. Quadrato Rino Marchesi, che attende ancora la prima vittoria in questa sua gestione con il Lecce, ha ottenuto, lo ricordo ancora, un risultato di prestigio la scorsa settimana contro il Milan. Ancora Baldieri, ha fermato Minotti, Crippa, Brolin, sfugge a Trinchera, prova la conclusione, Gatta senza problemi si accartoccia. Aiu, bella soddisfazione per il ghanese, vi dicevo, protagonista alle Olimpiadi di Barcellona, dove ha vinto la medaglia di bronzo con il Ghana ed è stato contemporaneamente vice capocannoniere del torneo con 6 gol. Adesso è iniziato a segnare anche in Italia. Attenzione però a questo calcio di punizione per il Parma. E Aspria che sta sistemando con cura il pallone. In zona c'è anche Minotti e Zola. Tutti e tre potrebbero tentare la conclusione. Probabilmente da quella zona del campo sarà proprio Lorenzo Minotti a provare. Sta allontanando la barriera, non è ancora a distanza regolamentare, non prova neanche a farla indietreggiare di più Arena, fischia,
la finta di Zola, Minotti ha respinto proprio la barriera. Un giocatore del Lecce è rimasto colpito a terra. Pallonata, temo, sul volto. Spero di no, perché il tiro di Minotti era potente. Qui rivediamo intanto il gol di Ayew dalla nostra camera speciale posta nella porta. Baldieri viene rianimato. Dai massaggiatori del Lecce si può riprendere. Domani ben arrivo, lungo in area. Crippa, colpo di testa di Ceramico, la Zola allarga per Pin. Il suo è un lancio ancora verso Zola. Poi allontana Notari Stefano. Ayew. Scontro tra Gazzani e Crippa, fallo del Salentino, velocizza i tempi Crippa. Pin, Brolin allarga per la corrente, Sensini poco verso Aspria, protegge Ceramico all'uscita del pallone. È un po' la fotografia di quello che è il momento del Parma, questa situazione. Un Parma che cerca di gestire la partita, che fa più gioco degli avversari, ma che è anche più inconcludente poi degli avversari. Forse se una piccola critica si può muovere a scala è proprio quella di non essere riuscito a trovare delle alternative ad un gioco, ripeto, vincente, spettacolare, bellissimo, ma che poi rischia di diventare prevedibile. In questo sembra aver trovato delle difficoltà il Parma, adesso fermato ancora nell'avanzata di Opin. Carobbi, Baldieri, Padalino, gioca bene il Lecce. Ceramicola, il suo lancio si perde nel vuoto, stava tentando di andare incontro al suo capitano Gazzani. Crippa, Zola, è lui che va al lancio ancora verso Aspria, lo chiude Verga, poi Carobbi, Zola, Sensini, marcatore naturalmente rigidamente a uomo del Lecce. Si fa anticipare Zola da Biondo, chiude Apolloni, ancora Biondo in scivolata, resta a terra, il gioco prosegue con Zola. Fantasia Spriglia, si allarga molto Balleri, Crippa prova, mentre stanno segnalando all'arbitro che c'è un uomo a terra, si tratta credo proprio di Biondo. Qui intanto rivediamo la conclusione precedente di Massimo Crippa. Stiamo per entrare, vedete intanto distanza e velocità del tiro, dicevo, stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti del primo tempo, punteggio di Lecce 1 Parma 0. Risultato, se vogliamo, per certi versi sorprendente, non del tutto immeritato direi. Rivediamo lo scontro tra Apolloni e Baldieri, poi c'è stato quello successivo con Biondo che però vedete si è rialzato. Dicevo, per certi versi può essere sorprendente, per altri direi meritato da un Lecce che sta opponendo quello che può al Parma e con la sua grande volontà, il grande orgoglio, il grande coraggio, oltre che una buona disposizione sul campo, pur considerato il divario tecnico tra le due squadre, sta ottenendo almeno per il momento il risultato pieno. Carobbi, fuori gioco di Baldieri, punizione battuta rapidamente da Minotti. Pin,
Zola potrebbe allargare per Balleri, cerca di far tutto da solo, allarga quando forse un po' tardi, il cross di Balleri anticipato ancora a Spriglia. Balleri ha recuperato, cede a Pin, Zola va lui al cross per Brolin che cerca di rimettere al centro, guadagna soltanto calcio d'angolo e si sente direi l'assenza di Melli, manca peso in attacco il Parma. È vero, le due punte si muovono molto, creano anche spazi per possibili inserimenti dei centrocampisti, ma manca un vero e proprio punto di riferimento, sia Brolin che Aspria stanno giocando anche molto fuori. Battuto il calcio d'angolo, lungo sul secondo palo, Aspria tocca, pallone che scivola sul fondo. Soprattutto Aspria sta rientrando molto. Si alterna comunque come punta più avanzata con Brolin. Dio di Gatta. È stata una spinta ai danni di Crippa. È lui stesso che batte la punizione allargando per Balleri. Cross. Verga, esce palla al piede. Se la fa rubare da Brolin. Pin. Cerca spazio per il cross Balleri. Quello che abbiamo visto non è una finta, è un errore, così come quest'altro. L'altro piede ha provato prima di destro poi di sinistra, è riuscito a sbagliare con entrambi. Zola chiuso bene, in scivolata da Biondo. Sta tentando il forcing il Parma. Zola, fallo di Biondo su di lui. 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, Lecce in vantaggio. Gol di Ayew. Tutti dentro, vuole Zola, si incarica di questo altro calcio di punizione, Scodella proprio all'altezza del dischetto del rigore, toccato Gazzani in forbice, Biondo allontana, rincorre il pallone a Ayew, non può evitare però il fallo laterale a favore del Parma. Domani Balleri, Crippa, poi Apolloni. Minotti, Sensini, schierato con un 4-4-2, molto elastico però il Lecce ora. Zola va via a secco con la sua prima finta, cross al centro e non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Biondo protagonista in questi ultimi minuti. Altro corner per il Parma, sta aumentando la spinta offensiva, vedete che è il quarto calcio d'angolo, sempre battuto da Zola. Gatta è riuscito a toccare la prima deviazione di Crippa, pallone sempre in aria, ben arrivo anticipato da Ayew. Sensini lascia Pin, ben arrivo qua dietro, palla sul sinistro e cross al centro, Verga protegge l'uscita di Gatta. È stato toccato forse da Pin. L'arbitro va a sincerarsi della situazione del portiere. Rivediamo il grande riflesso di Gatta, che è riuscito a toccare in qualche modo il pallone sulla prima deviazione estremamente ficcante di Crippa. È andato fuori a Spriglia da Biondo, troppo lungo però il suo lancio. Buono il controllo di Minotti, immediato il tocco per Zola. Ancora lancio per Aspria, arriva prima di lui di testa Ceramicola, poi Biondo, rischia un controllo su un terreno difficile, arriva in suo aiuto Notari Stefano. E a proposito del terreno, è in condizioni veramente difficili, un terreno molto pesante, melmoso, si affonda quasi in certe zone del campo, questo certo non facilita il compito delle due squadre. Vedete che stanno scoccando gli ultimi secondi del primo tempo, avanza Crippa, Aspria verso Brolin di testa, una deviazione non potente, ha cercato di piazzare più che altro il pallone lo svedese,
sbagliato sulla traiettoria, in ogni caso Gatta, primo piano per Thomas Brolin. Qui rivediamo il colpo di testa, palla tocca terra un paio di volte addirittura prima di uscire poi dalla linea di fondo. Brolin, ricordo che è il 40esimo svedese giunto in Italia, il primo nel 48 su un certo Nordal, poi si è rivelato come uno dei migliori stranieri, credo, di ogni tempo del nostro campionato. Paglieri per Gazzani, chiuso in palla laterale, pallone assegnato al Parma. Ammonisci, l'ha detto Minotti, per l'azione di disturbo di Gazzani. Altro fallo laterale concesso in scivolata da Padalino. Oggi supporto a centrocampo. Padalino è un difensore gran fisico. Crippa. Carobbi sfiora di testa, attenzione a Balleri, e manca ancora la conclusione Balleri. Un paio di errori abbastanza gravi per Balleri, eccolo qua inquadrato, David Balleri. Ha una particolarità fisica, chiamato sette polmoni, non a caso Balleri ha una bradicardia costituzionale, praticamente una frequenza di battiti al di sotto del normale, quindi si stanca molto meno degli altri, anzi dopo uno scatto praticamente non si stanca per nulla, recupera immediatamente. Altro calcio d'angolo, il quinto per il Parma, Spriglia di testa. Allontanato Biondo, palla ancora a centro area, Verga la mette fuori. Crippa ricevuto da Zola, ancora Zola, prova la conclusione di leggero collo esterno destro, pallone che termina al lato, il pubblico che reclama la fine del primo tempo. Vedete che siamo già oltre i due minuti di recupero. C'è stata però in effetti qualche interruzione, qualche pausa, quindi giustificato sino a questo momento il recupero dato dal signor Arena, che adesso manda le squadre negli spogliatoi a riflettere. Dovrà riflettere molto, soprattutto il Parma. Un Parma che ha cercato di giostrare la partita, di menare un po' la danza, c'è riuscita però soltanto a metà, perché è un Parma che punge molto meno del solito. Ripeto, credo che sia una squadra più prevedibile, poi magari cercheremo di analizzarlo meglio anche con l'aiuto dei colleghi in tribuna stampa. E comunque vedete che Ayew, che sta uscendo sorridente, ha colpito anche grazie ad un doppio errore direi di Sensini e di Bucci al 32esimo. Lecce quindi in vantaggio per 1-0, un vantaggio per certi versi, ripeto, meritato, e pesa moltissimo sul morale del Parma la situazione di questa gara. È un Parma che al di là dei due punti, al di là del risultato, cercava di ritrovarsi. In questo senso direi che ancora non ci siamo per la squadra di Scala. Se sono pronte possiamo vedere anche le grafiche di supporto per analizzare meglio questo primo tempo. Intanto vedete la tribuna principale dello stadio, che è stato rifatto 10 anni fa, e vedete, ecco, le statistiche che vi dicevo. Il Parma ha tirato di più del Lecce, la pressione è maggiore, sottolineata anche dai calci d'angolo, ben 5-0 per il Parma. Ci sono stati alcuni falli, però questa superiorità, che poi probabilmente, non so, potremmo vedere confermata anche dalla nostra seconda pagina grafica, quella del possesso del pallone, dicevo, questa superiorità non ha avuto poi la sua concretizzazione fattiva. Vedete quanto vi dicevo, addirittura 6 minuti e mezzo in più di possesso palla del Parma sui 26 e mezzo che sono stati giocati. Il tutto però non ha dato frutti, proprio su questo dovrebbe riflettere la squadra di Scala, credo che lo stia facendo già da diverse settimane, e questo forse è il dato da estrapolare più preoccupante, cioè un Parma che non riesce veramente a ritrovarsi. Certo, ha tutte le possibilità nel secondo tempo di capovolgere assolutamente il risultato, ma questo primo tempo, questi primi 45 minuti non possiamo neanche definirli un campanello d'allarme, perché sono soltanto la conferma di una situazione difficile per la squadra parmense. Bene, noi ci fermiamo un attimo qui, daremo la linea alla regia per ritornare poi allo stadio di Via del Mare per i contributi, vi dicevo, dalla tribuna VIP e dalla tribuna stampa. Per il momento linea alla regia.